tutta quella serie di cose che già vi avevo detto l'altra volta, e magari di fare la riunione insieme all'ufficio bilancio, alla commissione bilancio, scusate, alla commissione bilancio, per capire una commissione congiunta. Questo magari lo decidiamo alla fine di questa commissione, possiamo anche, come dire, licenziare loro e lei, perché insomma andremo sicuramente oltre l'orario di lavoro, e poi magari fare per la prossima settimana. Poi io avrei un'altra proposta da fare, ma di farla in una situazione diversa, in un orario diverso, di invitare tutte le cooperative, le associazioni, che non sono tantissime poi vedo, che hanno convenzioni o affidamenti con noi. Già ve l'avevo detto, però cominciamo a pensarci, perché con loro abbiamo quasi concluso un itinerario, ne cominciamo un altro per poi così, come dire, integrare uno, il sociale con il terzo settore. Però la dovremo fare di mattina in sala consiglio, probabilmente se ci date una mano pure voi ci farebbe piacere. Cominciamo a pensare a una mattina, a una data per fare una cosa del genere. Do la parola alla responsabile Daniela Moretti, l'assistente sociale Daniela Moretti. Allora, io vi ho portato una serie di elementi, diciamo, su quest'area che forse tra le quattro aree del servizio sociale è quella un pochino più vasta e più complessa, perché assiste di tutto, da 0 a 100 anni, io dico. Tutti quelli che non hanno altri tipi di servizio, quindi che non sono seguiti per l'assistenza domiciliare come disabili, anziani, o che non hanno problemi con la magistratura minorile perché ci sono provvedimenti del tribunale. Quindi da noi arrivano minori, arrivano famiglie, arrivano anziani, arrivano adulti con problematiche psichiatriche, di tossicodipendenza, di detenzione e quant'altro, insomma. E dicevo, l'area è un po' più vasta anche per numeri, perché in realtà ci lavoriamo in 11 come persone, di queste 8 sono dipendenti comunali e 3 sono invece delle persone che lavorano nel servizio di segretariato sociale, e poi da parte del loro lavoro lo prestano anche in area da noi, proprio per poter seguire le situazioni, perché sono tante. Oltretutto ognuna di noi ha anche altre responsabilità, quindi abbiamo una parte di lavoro che è a diretto contatto con l'utenza e quindi con i cittadini che chiedono problemi con i quali dobbiamo costruire dei percorsi, e una parte di lavoro invece è più sulla programmazione di servizi, sulla verifica di alcune attività come funzionano e sulla programmazione, sulla promozione anche di risposte, diciamo, innovative. In particolare in questo momento di grossa carenza di risorse, il grosso lavoro che dobbiamo fare è quello di andare a capire che cosa c'è sul territorio che può essere attivato a costo zero per il Comune di Roma, insomma, comunque le risorse sono quelle che sono. Quindi abbiamo ripreso tutti i rapporti con le parrocchie, con tutte le associazioni di volontariato che possiamo trovare, siamo in continua ricerca. In questo momento rispetto al municipio noi abbiamo una popolazione che è concentrata essenzialmente nella parte, io dico nella punta del municipio, no? Se lo vediamo come una punta che parte da Balduino e va verso la provincia di Roma, però in realtà stanno arrivando molte situazioni e molte segnalazioni anche da zone attualmente, diciamo, periferiche, come possono essere le zone di Castorta, di Tragliatella, Torresina, Selva Candida, tutta quella fascia che sta crescendo per effetto dei piani di zona essenzialmente, più che dai quartieri storici concentrati. E l'elemento principale, diciamo, che noi abbiamo come intervento è l'assistenza economica, che è quella su cui si concentra buona parte del lavoro, e ho messo dei numeri complessivi, diciamo, abbiamo 106 nuclei in questo momento in assistenza con contributi per i minori. E i contributi che diamo calcolate che sono bassissimi, noi abbiamo messo una media che va tra i 50 e i 100 euro al mese, non arriviamo ai 100 euro al mese molto spesso, quindi non parliamo di cifre sostanziose. Rispetto a un nucleo familiare parliamo della bolletta o della spesa per una o due settimane, di un pagamento di una quota per una piscina o per una palestra e cose di questo genere, non riusciamo a fare interventi corposi che possono risolvere i problemi. 106 sono nuclei con minori, quindi 140 sono adulti, ma in realtà molto spesso su queste situazioni ci sono anche dei minori, molti di questi sono persone con lavori precari o che hanno perso il lavoro. Ci stiamo confrontando con quella che viene chiamata oggi la nuova povertà, nel senso che molte delle situazioni di adulti che arrivano oggi al servizio sociale sono persone che come noi lavoravano, che hanno perso improvvisamente il lavoro, che prima di accedere ai servizi danno via tutto, per cui chiedono prestiti, si vendono la casa, si vendono tutto quello che hanno, quando arrivano al servizio sociale arrivano che non hanno più nulla,
e si aspetterebbero una risposta molto più forte e più immediata rispetto a quella che noi in realtà riusciamo a dare. E questa è una fetta di popolazione in forte aumento, insomma, più che gli storici poveri che noi conosciamo da tempo, insomma. Abbiamo 96 nuclei di anziani e qui essenzialmente si tratta di integrazione al reddito, di pensioni minime, di pensioni molto basse, o addirittura una decina di queste sono persone che sono attualmente in casa di riposo e che non arrivano a pagare la retta della casa di riposo, che rischiano di essere messi fuori. Il contributo che diamo è piccolo, perché in questo caso sono 100 euro al mese, però aiuta rispetto al debito che loro hanno contratto negli anni, alcuni anche notevole. Dove trovate scritto, allora, emergenza abitativa sono contributi per il pagamento dell'affitto ai sensi della 163, che era una delibera che prevedeva la possibilità di contribuire per l'affitto a persone sottoposte a sfratto esecutivo. Diamo oggi grosso modo cifre che sono intorno ai, tra i 300 e i 400 euro massimo di contributo, che equivale grosso modo, nella migliore delle situazioni, al 50% dell'affitto che pagano. Perché siccome lo diamo con una cadenza bimestrale, è come se un mese d'affitto se lo pagassero loro e l'altro mese lo pagasse in qualche modo il comune. 50, no? Dura 4 anni. Il problema grosso che abbiamo è che al termine di 4 anni il problema non si è risolto, per cui adesso stanno arrivando regolarmente quelli che al termine del quarto anno dicono: mo come faccio? Mi vado sotto sfratto un'altra volta perché non riesco a pagare l'affitto. Perché non è rinnovabile, non è rinnovabile, sono soltanto per 4 anni, e la fantasia di quando è stata creata era quella che nei 4 anni le persone potessero accantonare qualche cosa e poi diventare autonome. La realtà è che la crisi che è incombe ha ridotto questa possibilità. 4 anni dal momento in cui viene iniziata l'erogazione. Può accedere alla casa popolare, c'è anche questa fantasia. Sì, vabbè, insomma, pure quella. Alla voce malattia sono contributi HIV essenzialmente, cioè una vecchissima forma di assistenza instaurata dal comune quando è esploso il problema delle persone con sieropositive, ma in HIV conclamato, oggi in realtà sono molto più solo sieropositive. Però insomma, sono un bel gruppo di persone alle quali questo contributo viene dato solo per effetto della consegna di un certificato di tipo sanitario, quindi è una piccola integrazione. 78 persone le abbiamo in mensa sociale, io queste ve le ho segnalate perché noi abbiamo una mensa, siamo l'unico municipio che ha una mensa sociale sul proprio territorio. Grosso modo le mense sono quelle della Caritas essenzialmente o della Sant'Egidio, quindi sono tutte nel centro di Roma. Qui una ventina d'anni fa, poco dopo la chiusura dell'ospedale psichiatrico, per un accordo tra DSM e Caritas e Opera Don Calabria, fu aperta questa mensa dentro l'Opera Don Calabria. Ed è diventata una mensa di territorio di fatto. Su 120 pasti al giorno che loro erogano, mediamente 78 sono persone residenti nel nostro municipio. Quindi di fatto è come se fosse... E quindi è un'attività supportata dal municipio? È un'attività supportata, no, dal punto di vista economico il fondo è centrale, il Dipartimento Politiche e Servizi Sociali, però in realtà le persone sono quasi tutte nel nostro territorio, per cui sono persone seguite da anche dei servizi. Questo ci consente di fare un minimo di lavoro un po' più importante, diciamo, su queste situazioni, perché rispetto a chi va in giro per le varie mense di Roma, questi stanno comunque qua. Provengono da qui, abitano qui e quindi si può cercare di farli poi uscire un po' dalla situazione. Mediamente ognuna delle assistenti sociali che lavora dentro l'area ha in carico circa 50 persone. Nel carico non ci sono soltanto le persone in assistenza economica, ma ovviamente ci sono anche altre situazioni che hanno a che vedere con problematiche di tipo diverso, ci sono progetti rispetto alle pene alternative col carcere, c'è un lavoro che facciamo con il DSM e con il SERC su situazioni seguite da loro, che stiamo cercando di far seguire da loro in modo da non gravare sul servizio e ridurre anche i rischi di aggressività che c'erano stati, insomma, da parte dei cittadini negli ultimi anni. Il lavoro che cerchiamo di fare, ve l'ho scritto dopo, è promozione e inclusione, cioè cerchiamo da una parte di favorire alle persone, nei limiti di quello che riusciamo con la crisi, a farle salire un attimo nella scala sociale, farle uscire un po' dallo stato e dall'altro di includerle anche, di aiutarle a vivere meglio all'interno della comunità. Quindi gli obiettivi: promuovere, sostenere le persone, attivarne la partecipazione, quasi tutto viene fatto cercando comunque l'accordo e l'impegno da parte delle persone. Noi spesso quando facciamo progetti anche di carattere economico chiediamo la sottoscrizione di una specie di contratto in cui se il municipio si impegna a sostenerli in un certo modo, loro si impegnano a loro volta a fare alcuni passaggi che possono essere anche rispetto alla ricerca del lavoro, rispetto ad alcuni impegni che assumono per i figli o per la casa o per altre cose. Questo per cercare comunque di attivare le persone e di non lasciarle in una situazione di dipendenza.
Quindi le attività essenziali dell'area dell'insieme sono queste di accoglienza e presa in carico delle persone, dall'altra parte di lettura dei bisogni del territorio, perché chiaramente arrivando le persone da un po' tutto il municipio abbiamo la possibilità di capire nelle varie zone che cosa sta succedendo, che cosa, come si muove come si muovono anche le persone, le varie comunità, e quindi in base a quello provare a progettare delle risposte per il futuro, insomma. Sicuramente dovrete combattere con il concetto di vergogna, cioè il fatto che magari le persone no, per cui il monitoraggio diventa difficile in questi, questi casi, perché c'è gente che non magari nasconde, soprattutto in queste nuove realtà. Diciamo che comunque andando noi molto in borghese, sempre molto mascherati, andiamo spesso anche a domicilio delle persone proprio per riuscire a stabilire un contatto direttamente sul posto, e anche un po' più intimo a volte dello stesso servizio. Sempre a casa, oltre al collaudo, primo collaudo iniziale, poi c'è una visita domiciliare che in genere facciamo per renderci conto delle sia della situazione, ma come diceva Daniela, per cercare di avere un contatto più diretto, insomma, con la precisione che di nucleo. Anche un po', diciamo, meno formale, se vogliamo, perché comunque all'interno del servizio è un po' come uno studio medico, comunque c'è una stanza, c'è uno spazio dedicato a dei colloqui, purtroppo lo spazio è piccolo, per cui spesso per fare i colloqui li dobbiamo far aspettare molto, non possiamo dare una risposta immediata, perché abbiamo per esempio una stanza per fare i colloqui per tutto il servizio, quindi non soltanto per noi, siamo in 17, ma si sta più tardi, quindi... Siamo 24, diciamo, sì, potenzialmente... Quindi, insomma, spesso il domicilio è meglio dell'ufficio, insomma, perché ci consente di essere anche più rapidi, più tempestivi. Allora, il tipo di interventi io li ho raggruppati in 5 grossi settori. Abbiamo parlato di sostegno al reddito, che è essenzialmente con l'erogazione di questi contributi economici, che possono essere o a cadenza un po' più regolare, quindi diciamo trimestrali, oppure una tantum nell'arco dell'anno per un problema, per un'emergenza immediata. Poi il sostegno all'abitare, che per adesso è essenzialmente il contributo della 163 per l'affitto. Abbiamo fatto le certificazioni di debolezza sociale per l'accesso al bonus casa fino a che c'è stato. L'altro strumento è spesso l'ospitalità presso strutture di pronta accoglienza. In questo caso parliamo però di persone che o hanno una residenza ma di fatto non ci sono, o sono proprio senza fissa dimora, perché sono i centri di accoglienza notturni del circuito di Roma Capitale, praticamente, quindi sono proprio, vanno la sera e riescono la mattina, insomma, quindi può soltanto un posto letto, non di più, però per molti spesso piuttosto che la macchina o la panchina, anche soltanto un letto in un camerone è più dignitoso. E sostegno all'occupazione è la cosa più complicata, nel senso che spesso le cose che le persone ci chiedono di più sono lavoro e casa, neanche assistenza economica, lavoro e casa. E sulla casa, insomma, ecco, la situazione ve l'ho detta. Sull'occupazione siamo ancora peggio, nel senso che non abbiamo in realtà nessuna possibilità di favorire un ingresso o sostenere un ingresso o un reingresso nel mondo del lavoro. Le opportunità che abbiamo sono quelle del contatto col centro per l'impiego, con il centro di orientamento al lavoro del Comune di Roma, però sono sempre interlocutori, nel senso che le persone vanno lì, riescono a vedere le graduatorie, fanno domande, le mandano in giro, però insomma non è che hanno risposte immediate. Anche invio alle agenzie interinali, elenco di agenzie interinali, invio alle agenzie per quanto poi, insomma, possano produrre lavoro, però questo lo facciamo, insomma. Mi sembra di capire che la risposta purtroppo non è... Cioè, è scarsa dal punto di vista. È scarsa, potrebbe essere, diciamo, più forte se si riuscisse a fare il sistema tutti quanti insieme, quindi se si riuscisse ad attivare una rete seria tra servizi per l'impiego col municipio, associazioni, imprenditori, e si potesse lavorare su inserimenti mirati di situazioni particolari, magari anche a breve termine, sotto forma di tirocini, sotto forma di contratti di formazione, insomma, tutte le formule che esistono oggi, che sono tantissime. Il problema è che non c'è questo sistema, questa rete, quindi è tutto molto sulla conoscenza personale, sull'informazione raccolta in maniera molto estemporanea, o perché è il cittadino stesso che ce la porta spesso, che ci dice so che esiste questo percorso, oppure perché noi stessi, comunque girando e chiedendo, riusciamo a sapere che c'è la possibilità di fare un inserimento in tirocinio, una borsa lavoro o qualche cosa. Però se invece si riuscisse a creare un sistema, forse sarebbe meglio. Forse su quest'area, forse si può dire, per fare un po' di memoria rispetto agli interventi, nell'attuale piano sociale municipale è previsto un progetto di inserimenti lavorativi
che però è stato bloccato da 2 anni per un problema economico, per cui dal 2010. Quindi c'è diamo un tentativo di risposta che tra l'altro il municipio di Cernobbio aveva portato anche avanti la nascita della cooperativa sociale integrata CLIA con la K. Quindi noi abbiamo, c'è ancora in noi questo organismo, insomma, ancora presente questa cooperativa sociale integrata, che potrebbe essere anche uno strumento da poter immaginare, utilizzare, non lo so, anche qui da scegliere se farlo chiudere entro il 2013, perché attualmente sono rimasti pochi soci dei 10 partenti, però questa è una scelta che anche mi dire, va fatta, va condivisa, insomma, ovviamente con voi, e nel senso che la nave è ancora nel piano, però uno può anche decidere di non portarla più avanti, e quello è stato un tentativo e potrebbe anche essere, come dire, rivisto e rivisitato per trovare delle strade in sinergia con chi fa l'inserimento lavorativo, anche al Comune di Roma, insomma, che non siamo come servizio sociale titolati a fare l'inserimento lavorativo, lo facciamo insieme per le persone che hanno un disagio, sostenendo i vari strumenti. Quindi questa della cooperativa Cliona è una esperienza che abbiamo fatto pilota e che è ancora in piedi, da chiudere o da provare a incrementare. E dall'altra parte c'è il progetto inserimenti lavorativi, di cui poi loro due sono responsabili in questo momento su carta, perché il progetto è stato bloccato, e di fatto quello potrebbe essere uno strumento ipotetico, insomma, di scelta politica rispetto all'inserimento lavorativo protetto. Diciamo che in altri municipi romani sono stati tentati degli esperimenti che hanno anche funzionato, che era quello di destinare le quote dei sussidi, diciamo, di parte dei sussidi a inserimenti lavorativi mirati, e quindi di non dare semplicemente assistenza economica, ma di consentire alle persone di essere inserite in un'ipotesi poi futura forse di conferma del posto di lavoro. Quindi ci sono, ecco, ci sarebbe da lavorarci sopra, insomma, di soluzioni ce ne potrebbero essere. Parliamo anche poi di sostegno educativo, e questo riguarda essenzialmente delle segnalazioni che noi facciamo per inserimenti in asili nido e scuole materne per bambini di situazioni particolarmente disagiate. Già è previsto all'interno del bando normalmente sia per gli asili nido che per le scuole materne, ma può accadere che si verifichino delle situazioni particolari anche in corso d'anno, e in questo caso è solo l'intervento dell'assistente sociale del servizio che con una relazione può consentire di entrare, diciamo, extra quota per queste situazioni. Parliamo sempre di situazioni molto gravi, con presenza di malattie molto gravi in famiglia o di patologie o di detenzione di familiari o di situazioni di gravissimo disagio abitativo. Spesso troviamo, insomma, il campo nomadi è una, come dire, un paradiso a volte rispetto alle situazioni che troviamo quando andiamo in cantine, scantinati di vario genere, o quella di o addirittura un'altra che ho visto ieri, che insomma ancora peggio, perché mi sono persa pure io per trovarla, dovevo chiamare la signora 2 volte per capire dove stava, quindi insomma un po' campagna, un posto sperso. E altri servizi rispetto a questo sono, c'è un centro, veniva fatto un centro ricreativo estivo comunale, ci sono le ludoteche, c'è l'educativa di strada, c'è un centro di aggregazione giovanile. Tra l'altro questi sono progetti finanziati in parte con la 328 e in parte con la 285, mentre le ludoteche le abbiamo in scadenza a febbraio, il centro di aggregazione ce l'abbiamo in scadenza al 6 novembre, non sappiamo ancora che succederà, appunto, se riusciremo ad andare avanti o meno. Io pensavo il 31 dicembre, no, il 6 novembre scade il progetto. Il filamento è partito a maggio, era per 6 mesi. E quindi cosa succede materialmente? Che in teoria il servizio chiude se non si prende la decisione di eventualmente prorogarlo, rimetterlo a bando, e come? Perché in questo momento è un servizio che è finanziato attraverso 2 fondi, una parte di legge 328, una parte di 285, però sulla 328 non abbiamo più nulla, sulla 285 sì, quindi volendo si potrebbe comunque ragionare di utilizzare quel fondo, dei margini di manovra ci sono, insomma, eventualmente. E è un servizio che lavora essenzialmente nelle zone di Quartaccio, Primavalle, Ottavia, e intercetta essenzialmente o ragazzi che hanno già abbandonato la scuola, che stanno, diciamo, su muretti, o persone che invece sono comunque in grossa difficoltà dentro la scuola. L'obiettivo è quello di farli reinserire nel circuito, insomma, di recuperarli da rischi di devianza che sono sempre più forti. C'è poi il SISMIF, che però li abbiamo già presentato nell'area magistratura, che è il servizio del assistenza domiciliare. Sì, è una forma di supporto, diciamo, domiciliare in alcune situazioni, con progetti che vengono fatti attraverso un assistente sociale che segue il caso, e viene inviato un educatore
diciamo a casa, a domicilio, a scuola, deve seguire il ragazzo o il bambino su un progetto specifico rispetto ad attività che servono o a favorirne l'accesso alla scuola o a evitare appunto comunque la caduta verso circuiti di devianza. Parliamo sempre in genere di situazioni dove ci sono dei genitori che hanno dei grossi problemi, insomma. Il centro famiglia, che è quello del 24, c'è il convegno, che penso l'ha già ricordato Fulvia. Sì. Poi non so. Sì. Non ce l'avevo per tutti, però. No, rispetto invece all'inclusione, quello che utilizziamo essenzialmente in questo momento sono i centri anziani per quello che riguarda la popolazione anziana e la residenza fittizia, che è una possibilità di dare una residenza a delle persone che non potrebbero averla e che quindi resterebbero fuori da qualunque diritto di cittadinanza, che non potrebbero avere documenti, non potrebbero fare pratiche, eccetera. E che funziona anche questo sul progetto del servizio sociale, con una residenza che è Modesta Valenti 14 adesso, perché la via è la stessa per tutta Roma, è una via che non esiste in realtà, è istituita appositamente dal Comune di Roma e il numero indica il municipio. Di fatto è come se ci fosse una casella postale in municipio, per cui la posta di queste persone arriva tutta quanta lì, loro si assumono l'impegno di venire a ritirarsela, per cui comunque possono mantenere i rapporti sia rispetto a quelle che sono attività economiche sia a quelle che sono attività normali della loro vita, pur non avendo una residenza vera e propria a Roma. Molti di questi o sono senza fissa dimora o sono persone che per vari motivi non hanno più la possibilità di avere un domicilio reale nel territorio del municipio. Se parliamo di una quarantina di persone reali, circa. Alcuni sono due familiari, per cui sono più persone, quindi vanno moltiplicate per. Beh, una persona abbiamo fatta oggi pomeriggio, una donna con due bambini che è ospite di una casa famiglia per donne in difficoltà, viene da un centro antiviolenza, c'è tutta una storia molto grave, deve mantenere anche segreto dove sta, per cui l'unica formula per darle un aiuto e consentirle di scrivere a scuola ai ragazzini e di provare ad uscire da questa situazione di difficoltà che si è venuta a creare è quella di darle una residenza fittizia, che se anche qualcuno la viene a cercare di fatto non è casa, perché certo, è il domicilio, quindi non la trova, e lei può comunque esercitare tutti i suoi diritti sia di madre che di donna, insomma di persone. Le schede successive ho messo un pochino più in dettaglio alcune delle cose che facciamo, quindi non so se vogliamo, sono bel po', se vogliamo vederle tutte o se ce n'è qualcuna che vi incuriosisce di più. Sono le cose che ho già accennato, insomma, sono un pochino più. Una cosa interessante può essere sulla popolazione, perché abbiamo andato a guardare i dati del censimento, ma abbiamo preso i dati del 2011, che sono quelli che si trovano sul sito del Comune di Roma, perché il municipio avrebbe 186.000 abitanti e di questi, diciamo che i minori e gli anziani quasi si equivalgono, perché 34.200 sono i ragazzi tra gli 0 e i 19 anni e 39.500 gli oltre 65 anni, quindi abbiamo. Siamo un municipio che rispetto ad altri municipi, pur invecchiando, è ancora molto giovane, dovrebbe riflettere su questa cosa, di tutta sta mole di ragazzi che stanno crescendo, insomma. Sugli anziani c'è molto da riflettere, perché se guardate i numeri, 11.000 persone sono ultra ottantenni e sono quelli per i quali noi come servizio riceviamo in genere le segnalazioni dai vicini, dai vigili urbani, dalla polizia, eccetera, che sono soli, abbandonati, escono animali da casa, si sentono cattivi odori e cose di questo genere, e sono in forte aumento. Sono persone per le quali allo stato attuale non esistono servizi, non esiste una possibilità di risposta. Sono persone ancora in grado di intendere e di volere, quindi bisogna andarci molto cauti, non gli si possono imporre troppe cose, si deve entrare in casa loro con molta delicatezza, e spesso troviamo situazioni abbastanza gravi, insomma, per cui anche cercare di fargli pulire le case, di farli sistemare, non è proprio così semplice, ma sono tanti, perché 11.000 persone sono veramente tanti. Noi in questo momento in carico come servizio ne abbiamo, su questi che stiamo lavorando di questo genere, ne abbiamo 15 e ci arrivano mediamente dalle 2 alle 3 segnalazioni a settimana nuove. Cioè nuove segnalazioni da parte o di vicini o di forze dell'ordine. Sì. Sono sparse indistintamente su tutto il territorio, nel senso che siamo andati a Balduina, siamo andati di fronte a Via Blodino, di fronte al tribunale, come siamo andati alla Storta, o in altri, non c'è una.
sono diffuse su tutto il territorio, non è una caratteristica. Tra le criticità io ho messo le occupazioni, nel senso che abbiamo diverse occupazioni. Non sappiamo più. Ah, relazioni di inglese oppure perché per voi non trovo che c'è una gara. Anche perché sono stati cacciati. No, perché ecco io scusi, anche proprio come è andata prima il presidente proprio per portare avanti la problematica di una famiglia, praticamente ha avuto una cancellazione, sta una via Cardinal Capranica, ovviamente è sotto sequestro lo stabile, quindi lei non può richiedere, questa qua, questa signora ha tre bambini minori, tutte e tre, e non può richiedere una nuova residenza perché non la daranno mai. E sentendo questa cosa qua, cioè potrebbe usufruire di questa... È sempre sul progetto, lo dobbiamo sempre valutare molto con molta attenzione, perché è una cosa che adesso non sarà la situazione della signora, però è una cosa che sta succedendo spesso, è che ci arriva la Guardia di Finanza che viene a cercare persone che con molesta valenti si sottraggono a truffe e cose varie. Quindi insomma in genere noi la siamo, però non in automatico, quello che cerchiamo di fare è di vedere le persone, capire la situazione, se realmente c'è un problema potreste utilizzare la servizio sociale, quello che chiediamo, che abbiamo chiesto a tutti, abbiamo spiegato il meccanismo, però quello che vi chiedo è di non parlare di residenza fittizia, ma di mandarle al segretariato sociale per esprimere il loro problema, perché quando arrivano già con questa informazione, sono convinti di poterlo fare, non riusciamo né a verificare se realmente c'è una situazione di bisogno vera, certo, né eventualmente a o concedergliela o evitarla. Certo. Quindi... No, perché lei purtroppo è proprio abbandonata, nel senso che non c'è nessuno qui perché non è italiana e non sapeva nemmeno di questa cosa. Infatti poi ho chiesto al presidente se c'era un modo e mi ha detto proprio adesso vediamo un attimo il presidente, sentendo... No, potrebbe essere uno dei modi. La segretariato sociale poi vediamo, possiamo valutare se quello, se magari è una situazione da supportare in qualche altra maniera. Vabbè, a me l'accompagno proprio perché lei non può parlare nemmeno tanto bene di loro. Quindi per invece passiamo alla parte progetti, non mi dite che avete pure... Allora, progetti in realtà abbiamo messo l'housing sociale cosiddetto, che è un esperimento che stiamo facendo molto in sordina per una serie di circostanze positive, nel senso che stavamo seguendo due persone segnalate per gravissimi problemi di barbarismo domestico che abitavano nelle casa della provincia che sono a fianco alla Verico Fermi, e la provincia ci ha fatto sapere che avrebbe ristrutturato l'immobile per queste persone perché doveva garantire comunque l'igiene anche rispetto agli altri inquilini, essendo la proprietaria di tutti gli stabili, però era necessario far uscire queste persone per fare questi lavori perché abbiamo trovato un lavoro allucinante. E per farle uscire, siccome sono due persone, tutte e due con grossi problemi, due anziani, ma uno con patologie psichiatriche pesanti, li abbiamo appoggiati temporaneamente all'Opera Don Calabria, che ci ha messo a disposizione lì in quel momento una stanza che dividevano. La provincia ha ristrutturato gli appartamenti, dopodiché si è posto il problema del come farli rientrare, perché gli ridiamo una casa, perché era la loro comunque, anche se avevano una morosità elevatissima. Però questi tra un mese li stanno da capo a 12, cioè ci vivono esattamente, ripropongono le stesse condizioni di vita. Per quella la soluzione che è stata trovata era quella di chiedere a questa istituzione a questo punto di mettersi in mezzo, di fare da garante rispetto ad alcune cose, per cui l'immobile è stato dato in comodato d'uso gratuito a Don Calabria, il quale si preoccupa del pagamento delle bollette, del pagamento del condominio, di verificare che le pulizie vengano fatte da loro e comunque mandare una persona a fare le pulizie, di fargli... di garantirgli il cambio della biancheria se loro non vogliono utilizzare la loro o se per qualche motivo magari non sono in grado di farlo, e c'è un operatore disponibile a gestire un attimo le dinamiche delle relazioni interne, perché comunque abbiamo messo insieme in uno di questi appartamenti 5 persone, sono 5 persone che fra di loro non si conoscono, ma sono 5 persone tutte quante con problematiche, quindi insomma il rischio poi che anche rispetto al condominio, considerando che è un normale appartamento, non è una comunità, non è una casa famiglia, quindi insomma va gestito per evitare anche problemi. E c'è un operatore messo a disposizione da loro.
La provincia, in vista di questo, ci ha messo a disposizione anche un secondo appartamento, perché abbiamo creato due appartamenti, uno per gli uomini e uno per le donne, considerando che sono vecchi appartamenti, hanno un bagno solo, questo ci ha consentito di poter dare risposta sia a maschi che a femmine. E in questo momento abbiamo, sono 5 posti e 5 posti, sono 4 dagli uomini e a breve entrerà la quarta persona anche dalle donne. È una struttura che funziona, no? Cioè c'è un ricambio, sì, no? Sì, il progetto è 6 mesi rinnovabili, perché poi in 6 mesi potrebbero non essere sufficienti a trovare una soluzione. Sono situazioni complicate, ma sono situazioni che non devono avere comunque problemi né di tossicodipendenza né di psichiatria. L'unico, diciamo, che ha conservato questo diritto, pur avendo qualche problema, è la persona che ci abitava da prima, che in qualche modo ha portato in dodo questo appartamento, ma è l'unica persona. Tra l'altro, di questi due fratelli, uno è entrato e rientrato e l'altro ha deciso di vivere in comunità ed è rimasto a Don Calabria e si sta facendo seguire era quello più. Quindi potremmo trovare altre situazioni di questo tipo? Cioè, noi quello che stiamo scoprendo è che spesso troviamo persone da sole che vivono in condizioni di forte disagio, che potrebbero ospitare altre persone e che mettendole insieme potrebbero condividere l'alloggio, le spese e magari supervisionare un attimo dai servizi, soprattutto se sono persone anziane, rimanere comunque in un alloggio, non gravare né sulle RSA né sulle case di riposo, né rimanere sul territorio. Non è semplice da fare, perché il problema è che normalmente sono appunto abitazioni normali, quindi non hanno requisiti, non sono case famiglia, non c'è una convenzione, quindi bisogna molto lavorare sulle relazioni e sul convincere le persone ad aderire ad un progetto. Però se aderiscono, le possibilità ci sarebbero, perché ci sono diverse situazioni che potrebbero essere. E cosa manca su questo? Manca la possibilità di poter fare degli interventi di ristrutturazione degli appartamenti, perché spesso sono disastrati, quindi servirebbe risistemare l'impianto elettrico, la tinteggiatura, prenderli di nuovo vivibili, diciamo. Più che volenterose molto economico. Diciamo che essenzialmente manca questo, la difficoltà più grossa è questa che stiamo incontrando. Perché poi in realtà mettere insieme le persone non è così complicato, insomma, si riesce a. No, anche che poi magari tra con dei vantaggi anche semplicemente della compagnia, la solitudine a un'età, come dire, avanzata, penso che sia già, come dire. Magari un minimo di supervisione comunque di queste situazioni, sicuramente gestisce le relazioni sia interne che con i condomini, perché poi è un modulo un po' nuovo e nei condomini spesso è facile che si segnali la persona che sta in difficoltà, la bussa al termomotore, suona i citofoni tutti e tutti perché si perde le chiavi, però se uno gli dice proviamo a gestirla all'interno del condominio, ma non ti passo indietro, insomma, quindi bisogna lavorare sulle relazioni. Infatti le stavo facendo già mi ha risposto, insomma, perché eventualmente in situazioni condominiali quel discorso della sistemazione, no? Magari poteva essere inserito in una progettualità all'interno del condominio stesso, no? Che avrebbe, diciamo, cambiato la sistemazione con una vivibilità anche all'interno del condominio maggiore, insomma, in presenza di determinate abitazioni di disagio. Quindi in realtà l'ha già risposto, perché chiaramente poi le però poi alla fine si trova pure il condominio, che magari qualcuno del condominio che si occupa di quella cosa. Diciamo che per adesso noi stiamo molto lavorando sulle relazioni, sul personale, sul metterci in gioco con i lavoratori e le persone. Se ci fosse probabilmente anche una sponsorizzazione da parte del municipio che sostiene un certo tipo, anche soltanto semplicemente dicendo è vero, esiste, è una buona cosa, insomma, non è grande. Diciamo il classico patrocinio. Anche una cosa di questo genere potrebbe aiutare, soprattutto con i condomini, insomma. Sì, sarebbe carina come cosa, perché. Quanti appartamenti ci sono potenzialmente utilizzabili sempre di la struttura della provincia? Che ce ne siano altre due, ma lì credo che ce ne siano almeno altri due nello stesso palazzo, ma forse ce n'è anche qualcun altro. Perché quelli sono stabili che la provincia ha, diciamo, sanato, nel senso che le persone ci stavano dentro da tanti anni, spesso non pagando o pagando meno di quello che dovevano, eccetera, perché ho fatto un'operazione di sanatoria. Chi è stato in grado di sottoscrivere i nuovi contratti che prevedevano il contratto nuovo, ma anche la restituzione rateizzata del debito vecchio, altri se ne sono andati. Bisogna sentire la provincia, però. Quindi la cosa è anche stare un po' attenti, ma anche con le case dell'ATER. Certo.
Lì è un po' più complicato perché lì bisognerebbe poi fare una riunione anche con l'ADER, magari una conferenza di servizi, ah, perché sì, laddove c'hai uno che non è parente diretto, ti arriva la multa di quelle servizi. No, certo, no, chiaro che devi fare prima, come dire, parlare con l'ADER. Però chiedere una progettualità. Sì, fatta, puoi chiedere il permesso affinché la persona... potremmo fare appunto una riunione, anche una specie di accordo, insomma, no? Anzi, eviti anche un'occupazione abusiva, selvaggia, e vai comunque a dare di l'esperienza nazionale con l'ADER, con le persone anziane che magari se sono sole potrebbero ospitare studenti, però altri comuni d'Italia l'hanno fatto sposandolo come comune, quindi appunto conferenza di servizio, accordo con l'Istituto Case Popolari, e a quel punto tutta la procedura passa in un modo diverso, si può fare. L'altro progetto che ci ha dato un sacco di risultati, anche se è un progetto finanziato dal Dipartimento e che noi vorremmo che potesse essere sostenuto anche dal municipio, è questo sul barbonismo domestico. Presentato, so che l'avevate presentato anche lo scorso anno. Abbiamo tentato anche lo scorso anno di presentarlo per chiedere un piccolo contributo da parte del municipio, perché in realtà questo progetto è partito con fondi residui del Dipartimento, che ha messo a disposizione dei municipi un operatore per 30 ore settimanali, che non sono tantissime, significava poter seguire 5 situazioni, ripeto, noi ne stiamo seguendo 15 con questa persona, anche perché visto che eravamo uno dei municipi che aveva segnalazioni in continuazione e altri non lo utilizzavano, abbiamo usufruito delle ore che erano destinate ad altri municipi. Però il problema è che è un progetto fatto con fondi residui che ogni 31 dicembre rischia di morire, per cui noi l'anno scorso che sapevamo, rischiavamo di non avere una riconferma e avevamo in piedi all'epoca 8 situazioni che sarebbero improvvisamente ritornate esattamente come prima, crollate a picco, abbiamo provato a chiedere al municipio di intervenire, perché si parla di una cifra di massimo 10.000 euro, perché è un operatore da poter sostenere, insomma, con 10.000 euro che il periodo supporterebbe un anno intero, 30 ore un anno intero. Potrebbero essere anche di più a quel punto delle 30 ore, perché potrebbero essere a tempo pieno, quindi potrebbero essere di più e potrebbero essere molte più situazioni di quelle che abbiamo. Noi siamo arrivati, ripeto, alle 15 situazioni, un po' perché abbiamo usufruito delle altre ore, un po' perché l'anno scorso abbiamo usufruito anche di un progetto di formazione e lavoro che faceva il Comune di Roma, che era il progetto PICA, per cui abbiamo avuto 6 ragazzi che hanno affiancato questo operatore, e quindi in quel momento siamo riusciti a creare una rete che monitorava tutte queste situazioni e a garantire a queste persone di non finire appunto in RSA o in casa di riposo, peggio che mai trovate dentro casa 3 giorni dopo, insomma. Potrebbe poi legarsi a al discorso alla pagina prima. Sì. Potrebbero lavorare direttamente alla pagina prima? Sì. L'altro progetto su cui avevamo lavorato, ragionando proprio in termini di risposta economica, era questo dell'Emporio. Ne abbiamo parlato anche alla Commissione Bilancio. Che potrebbe, cioè, in altri comuni d'Italia l'hanno chiamato supermercati della solidarietà e cose di questo genere, insomma, sono stati sponsorizzati dai comuni più piccoli. È in realtà un modo per dare assistenza economica in un modo diverso, perché noi il calcolo che abbiamo fatto è che appunto con un sussidio medio di 50-100 euro non copriamo granché. Qui con un contributo che verrebbe dato alle associazioni che gestiscono, che potrebbe essere la Caritas, la Santa Giulia, non so chiunque altro, insomma, si parla di una contribuzione di 20 euro al mese da parte del municipio, quindi calcolate che se un sussidio minimo sono 50 euro, 20 euro significa già 20-40 sono già con un sussidio secondo la persona. Con una equivalente in generi che potrebbero essere da generi alimentari, ma anche a generi di prima necessità per bambini o addirittura per il sostegno scolastico, perché abbiamo pensato pure che un grosso problema che spesso troviamo è i ragazzi adesso vanno a scuola ma non hanno i soldi per i libri e non hanno i soldi per comprarsi i quaderni. Quindi anche questo, offrire un attimo di supporto per la spesa scolastica, e quindi avevamo fatto un calcolo su un modello che è stato sperimentato nell'ex quarto municipio, che con circa 14.000 euro avremmo potuto coprire per un anno 48 famiglie, dando in realtà a queste famiglie una media che oscillava tra i 150 e i 200 euro, invece dei 50 che chiediamo. Normalmente io mi sono fatta un conto, facilissimo fare il per un anno, perché sì, se sì. Tu fai 11-12 mesi per 20 euro sono 240 euro.
Se lo fai per 50 persone all'anno sono 12.000 euro più l'IVA saranno, sì, più o meno. L'IVA, sì. Se tu lo raddoppi per 10 volte, cioè come se tu dessi 120.000 euro in un anno. Le persone, che 200 euro più o meno equivale a 200 euro. Equivalgono più o meno ai 200 euro. Poi è chiaro che se il municipio ci metterà, ho anche pensato a una sponsorizzazione un po' più forte, perché magari anziché ragionare solo sul banco alimentare, magari se si riuscisse a mettere in rete i supermercati del territorio, garantendogli che insomma a tutti vanno a fare collette alimentari, ma poi questa gente non sa dove va a finire la roba che i cittadini prendono dai balconi, e dirgli che invece va a cittadini del territorio può essere un valore raggiunto, dargli un bollino di qualità, inventarsi qualche cosa che li convinca a supportare, diciamo, le scorte di questi, di queste strutture, perché il problema grosso è la, il reperimento poi del, del genere, insomma, non è soltanto i 20 euro, sono un contributo per il funzionamento della macchina, ma potrebbero essere anche molte di più le teste. E come fanno a casa Giacinta a Ponte Casilino? Fanno col banco alimentare, fanno che hanno stabilito loro dei rapporti, ma qui è la Caritas in questo caso, allora ci ha stabilito rapporti, con alcun, ci si può rivolgere alla Caritas, possiamo, sì. Già ci sono. E che mancherebbe? Lo spazio, secondo me. Mancherebbe lo spazio, mancherebbe il contributo da parte del municipio. Mettiamo che ci fosse il contributo da parte del municipio. Lo spazio dove poter fare questa cosa, perché ad oggi, per esempio, il quarto municipio che l'aveva fatto, andavano però a casa Giacinta a prenderli perché non aveva una sede. Il ragionamento che avevamo fatto noi con loro invece era di trovare una sede sul territorio. Un 60 metri quadri, non è che deve essere grandissimo, dove poter tenere i materiali, poter mandare le persone, potesse essere sul territorio, in modo che così non devono fare i chilometri. E a chi potremmo chiedere, che ne so, a l'opera Don Calabria, avevamo tentato una cosa, potrebbe essere l'opera Don Calabria, qualche spazio di Sant'Egidio nel nostro municipio, ma io penso il problema dei nostri spazi è che non ci abbiamo i volontari, perché poi questa è una cosa che fanno a me sarebbe piaciuto, per esempio, mi era una l'idea del mercato questo qua sopra, soltanto che non c'è, sì, ma non c'è uno spazio chiuso, capito? Però andiamo avanti con i tempi, con i soldi eccetera, che diventerebbe, capito? Qual è il problema? Se devi già trovare un posto dove che ti danno 60 metri quadrati devi chiudere, perché se no certo, lì non è che c'è uno spazio chiuso. Se il mercato c'ha tutti, certo, se l'intenzione del CEI, non lo so, però trovare se dove si potrebbe, se c'è qualche associazione, c'è si mette disponibile, però diciamo, se come commissione uno è d'accordo su un progetto come questo, i fondi ci potrebbero anche essere, no, non è l'associazione, ci mettiamo uno spazio, qualcuno che abbia uno spazio da mettere a disposizione, che sia disponibile a metterlo, poi è una cosa che le associazioni probabilmente non c'hanno, ma le associazioni proprio vanno in crisi proprio su uno spazio perché non c'hanno i locali, poi il nostro deve essere, bisogna fare più presto questo censimento, la mappatura del patrimonio, perché sennò è fondamentale, di risorse comunque ce lo dovrebbe dare gratis, anche se fosse un primo. Allora, per esempio, le stazioni. Se è Don Calabria, la regione che c'è Don Calabria. Il problema è che lì bisogna coinvolgere la regione, cioè poi la regione. Cioè, la cosa più bella sarebbe uno se diciamo caso. C'è l'opera Don Calabria, la Caritas, un amico, un'altra che abbia abbiamo sua sede, la possa mettere a disposizione, o magari un privato. La Caritas c'ha un grosso centro. Poi tutto diciamo, non è che ci ho richiesto, si chiude, chi prende. Ieri Valerio parlava di alcuni locali che avevano trovato sotto completamente inutilizzati. Oh, magari si pensava un altro tipo di locale, se noi vogliamo spendere i soldi entro il 2013, impegnarli, affidarli, dobbiamo farlo subito. E qui c'è materiale, non è che in commissione bilancio poteva essere, diciamo, indirizzato. Qui c'è tanta di carne al fuoco. Però qui insomma mi sembra che sia prioritario rispetto alla prima. Ma io per esempio ti do poco l'attenzione a questo progetto. Se voi potete, come dire,
recuperarci anche il piccolo progetto che avete. No, ma anche i 10.000 euro per questo discorso di un anno, no? Questo cioè, qui solo che sono grosse cifre. No, ma per esempio i 10.000 euro per il barbonismo domestico, allora questo diciamo una cosa per l'altra, sì. l'emporio alimentare, che non è solo alimentare ma che è per anche, certo, anche per altri. Allora noi diciamo dobbiamo trovare un locale, ci servono 14.000 euro comprensivi di IVA più o meno, ho capito, sì, perché fa più i conti, 15.000 euro più il 22%, i conti siamo là, non è una grande per elargire una cinquantina di tessere? 48 hanno detto 48 loro, famiglia. Io ho fatto i conti con la calcolatrice, è quello, era ci serve il locale, un anno, 12 tessere da 20 euro l'anno, da 20 euro al mese, e sarebbero 240 euro al mese ad utente, che potrebbero essere anche 48 più 48. Non è detto che siano sempre. No, non è detto che debbano essere, cioè, non è detto che le persone debbano soffrirne per 12 mesi, potrebbe anche essere un periodo più breve. Diventare 80. Diciamo che 48 è il minimo per 12 mesi, sì, esatto. Sì, potrebbero diventare 80 al mese, dipende anche. A volte le famiglie hanno un periodo di difficoltà, non è detto che la difficoltà sia la vita. Allora, quindi qui c'è, manca il locale, i fondi potremmo anche domandare se di quei fondi là magari una parte possono essere, il locale dobbiamo trovare, e se si può fare però la convenzione, se la Caritas è d'accordo a fare una convenzione con il municipio, noi quando ci siamo andati a parlare l'anno scorso loro la disponibilità ce l'hanno data, il modello di convenzione che hanno fatto con l'ex quarto municipio, che quindi è anche passato al vaglio come procedura del segretario generale del Comune di Roma, per togliere tutta una serie di problemi legali dietro a queste cose, e è ripetibile, insomma, superato. La struttura sarebbe aperta tutti i giorni, poi deve stare oppure c'è. Quella di Ponte Casilino è aperta tutti i giorni, mattina e pomeriggio. Può funzionare esattamente nello stesso modo. Che funziona con noi, quando ci siamo andati c'erano due volontari. Però loro forse un po' di cose. Noi non l'abbiamo previsto. No, le 14.000 euro non l'abbiamo previsti perché no. Beh, almeno la corrente, queste cose qualcuno le dovrà pagare. Se già il proprietario, mettiamo che è un privato, no, mette a disposizione. La convenzione secca, 14.000 euro. Ci dovremmo considerare le spese. No, bisogna averli giorni. Ma magari uno potrebbe dire che è aperto soltanto. Alcuni magari alcuni della mattina, magari tre giorni. Perché noi vogliamo arrivare anche i 14.000 euro arrivino direttamente all'interno, certo, per alimentare, quindi dobbiamo far sì che tutta la struttura sia quasi zero. Possiamo dare un bordo per loro, vabbè, vediamo, voi vi potete occupare di questo oppure insieme, magari noi andiamo a parlare, l'assessore, il presidente, qualcuno della commissione, decidiamo chi va a parlare con la Caritas, con sicuramente è un percorso che va riaperto, perché poi il finanziamento non era passato, ci siamo fermati, per cui si tratta di riprendere i contatti con la Caritas, sì, vedere che abbiamo già sì. Questo era il vecchio progetto dell'anno scorso. Allora, siamo d'accordo, possiamo riaggiornare. Sì. Noi in questo momento dobbiamo coprire cieco, no? Una parte, cioè fino al 3 c'è il bilancio dell'anno prossimo, certo. Quindi in teoria. Ma questo se comincia il 20 di dicembre arriva fino al 20 di novembre dell'anno prossimo? Dico tra le altre cose già sarebbe finanziato. Sì. Allora, noi possiamo fare una cosa adesso, dire che siamo d'accordo, cioè dare il parere favorevole a questo progetto se lo riteniamo giusto in commissione. Dopodiché loro ci riprendono i contatti, magari pure qualcuno di noi insieme all'assessore, decidiamo chi ci va, insomma, non è che ci dobbiamo andare tutta la commissione, ci deve andare, no, non è un problema. Capire se è fattibile, qualche fondo ce l'abbiamo, mi sembra di aver capito, e poi magari il progetto lo presentiamo in giunta e poi passa in consiglio magari, no? Anche come... sì, credo che è una cosa che si possa attivare anche con una certa celerità, insomma, no, io credo proprio di sì, se fosse prima di Natale, guarda, magari, certo, i locali sono anche sicuramente prendiamo appuntamento con il signor Pantanella, che il consigliere che conosce, che è il consigliere del Fontanile, secondo me lì sarebbe molto carino, e anche la posizione corretta, sì, diciamo, sì, che sì, no? Ok, poi c'è pure però bisogna vedere se il signor Pantanella.
va bene, si mette a disposizione, sì. Per cui secondo me i passaggi successivi sono più facili. Allora intanto ci cominciate a lavorare voi, poi ci telefoniamo, ci sentiamo velocemente, cosa, ci chiedete quello che possiamo fare noi a prescindere da quello che faremo autonomamente, insomma. Sì, io e Daniela siamo referenti, ok, se vi serve una mano a voi e viceversa per andare. Cioè, invece l'altro che diceva pure che è questo qua, allora progetti bambino domestico, questo a chi era stato affidato, cioè chi era questo operatore? Allora, il progetto di bambino domestico in questo momento è una cooperativa che lo gestisce, è una cooperativa che ha una convenzione col Dipartimento dei Servizi Sociali del Comune di Roma per tutta Roma. E si potrebbe ragionare su un incremento direttamente con la stessa cooperativa, cioè essendo una convenzione già in atto, il municipio potrebbe, esatto, potrebbe estenderla aumentando le ore e dando il contributo alla cooperativa. Però dobbiamo, questo se è eventualmente da percorrere, dobbiamo proprio ricapire, dobbiamo ricontattare la cooperativa anche qui e capire se è possibile, se sono ancora disponibili. Che questo adesso è concluso? Questo no, in questo momento sta funzionando e fino al 31 dicembre è attivo. Quindi al 31 dicembre non sappiamo se il Dipartimento sarà in grado di recuperare altri fondi residui per tutta Roma, oppure se invece chiuderà. Comunque siamo di nuovo nella stessa condizione dell'anno scorso. Mi fate dare il nome della cooperativa di Ambiente e Lavoro, si chiama cooperativa Ambiente e Lavoro. Questo è il barbonismo domestico, sì. Questa è il fatto. Invece di fermarci un attimo del discorso emergenza fondi, mi dà quello che dice. Quello dell'educativa? Sì. No, voglio dire, condividerlo. Ma certo, ma io pensavo che appunto il problema fosse risolto fino al 31/12. Allora no, si può anche decidere, no? Allora, però scusate, allora siamo d'accordo su questo progetto Emporio, questo qua, siamo d'accordo, quindi magari ci cominciamo a lavorare su questo. Questo dell'educativa di strada del centro di aggregazione, la situazione è questa, è un progetto che per 6 mesi è costato 87.000 euro. Di cui 3/4 sono da legge 285 e il resto da legge 328. Allo stato attuale la parte legge 328 è finita, non abbiamo più una lira e non sappiamo se ci arriveranno, le abbiamo chieste, ma non sappiamo se ci arriveranno per il prossimo anno. Per la 285 invece, siccome si lavora sulle annualità e abbiamo lavorato sull'annualità del 2011, abbiamo il 2012 e il 2013 da spendere ancora, diciamo, e il comune questi ce li ha in cassa, per cui si tratta soltanto di chiedere la prosecuzione della... Non sono soggetti a patti di stabilità, no, queste assolutamente, cose sono fondi dedicati a questo. E in questo momento sulla 285 per questo progetto ci sono 75.000 euro. Capirai, sono più 750.000. Però c'è stato un convegno la scorsa settimana in cui si sono tirate le somme di 15 anni di attività di questa legge, perché questa è antecedente anche alla 328, è stata una delle leggi che ha finanziato la maggior parte dei servizi per adolescenti, giovani e famiglie a Roma. Lo stesso centro famiglia è nato con la 285 e poi è diventato il servizio finanziato con la 328. E ci dicevano che appunto i finanziamenti comunque sono già in cassa, ci sono, siccome comunque è va soggetta ad economie perché non tutti riescono a spenderli, ci sono economie da ridistribuire, per cui hanno detto se avete bisogno di incrementare chiedetecelo, perché è probabile che riusciamo a darvi di più di quello che è ufficialmente previsto, quindi si tratterà di fare la richiesta e eventualmente di utilizzare intanto questi 75.000 euro per andare a una prosecuzione del progetto. Adesso il problema è che scade il 6, c'è una famiglia scade il 6. No, al centro di aggregazione, non il centro famiglia, progetti hanno tutto scade, gli altri stanno bravi, questo è l'unico che scade. Scusate, siccome è stata anche una rimodulazione perché abbiamo unito tanti soldi, facciamo giovedì una cosa, no, questo è quello che si può usare anche su Madonna. Questo invece non è questo.
però questo, siccome è stata già una rimodulazione di due progetti diversi che sono stati fusi e sono diventati un unico progetto, potrebbe essere ulteriormente rivisto e aggiustato. L'ipotesi potrebbe anche essere quella di usare parte del finanziamento per una proroga di 2-3 mesi sufficienti a fare il bando per la rimodulazione, nel frattempo ad avere... In che senso rimodularlo? Perché c'ha delle criticità? C'ha delle criticità che sono legate, uno alle sedi, nel senso che abbiamo una sede a Ottavia e una sede a Quartaccio, però a Quartaccio ce l'abbiamo una sede pubblica, a Ottavia una sede messa a disposizione da parte dell'ente, ed è un costo perché significa al minimo 2.000 euro al mese di affitto, più le utenze eccetera, che potrebbero essere recuperati se noi come municipio potessimo mettere a disposizione una sede, per cui c'è da intanto ragionare sulla trovare un'altra sede. Io mi ricordo che quando cominciamo con questo progetto era la ferrovia che doveva mettere a disposizione. Questo discorso sulle ferrovie si riaprirà, ma penso ormai l'anno prossimo, nel senso che parlavo prima con Alessio, loro comunque quegli spazi da regione li dovrà rimettere a bando. Nel momento in cui, se il bando non va a interessare, perché come sembra non essere già andato in un'altra bando, ci ritorniamo alla gara, che è una buona possibilità che poi possiamo arrivarci a farci affidare, però questa era solo la criticità che c'è. Allora, questa è una. L'altra è che siccome c'è stata l'educativa di strada ha avuto un'interruzione per un periodo di tempo, abbiamo ripreso dopo diversi mesi di interruzione e in parte abbiamo perso il lavoro che era stato fatto, nel senso che una sede che c'era a Ottavia è stata ripresa in carico dagli inquilini e non sarà facile riaverla. I ragazzi in alcune situazioni si sono un po' allontanati, si sono ripersi perché erano situazioni abbastanza gravi, quindi c'è da ricominciare tutto un lavoro sul territorio, quindi c'è da riprogettare proprio l'intervento di educativa di strada che dopo quasi 15 anni di attività stava quasi venendo meno, perché comunque i ragazzi ormai erano individuati, erano quelli, era stabile l'attività eccetera. Il quasi un anno di fermo ci sta facendo ripartire a 15 anni fa, cioè dobbiamo riandare ad intercettare le comitive sul territorio, quindi c'è da rimettere a punto meglio che cosa deve fare l'equipe che si muove sul territorio del municipio e anche un pochino meglio che cosa fa il centro di aggregazione, quindi a quale fetta di ragazzi si rivolge, perché comunque c'è una criticità rispetto alla fascia d'età, nel senso che oltre 16 anni è difficile che ci vadano al centro di aggregazione, mentre invece è proprio quella l'età in cui dovrebbero essere più attivi, e quindi va rimodulato un po' tutte le attività che ci fanno, ma questo anche con l'accordo anche di chi ci sta lavorando, e le criticità ce l'ha evidenziata, quindi si tratta di... Allora, possiamo dire che scade il 6 novembre? Dopo domani, ma insomma è uguale. Dicembre, gennaio, febbraio, invece fino a febbraio potremmo... Si potrebbe portarlo in proroga fino alla scadenza degli altri progetti e poi si rifà un bando complessivo. Cioè, a fine anno tu dici? E perché non lo so adesso le scadenze, poi tra l'altro ce l'abbiamo qua, io non ce l'ho. Delle ludoteche? Le ludoteche a febbraio, mi sembra. Avevamo detto a febbraio. Il centro famiglia, però il centro famiglia è 328. Ma i primi di marzo. Il centro famiglia è solo fondo 328. Questo è il 285 come le ludoteche, quindi potremmo portarle a scadenza con il progetto ludoteche, e poi da lì ripartire. Ma per portarlo a scadenza cosa dovresti fare? Una proroga per 3 mesi, ma questa è una cosa che fa l'ufficio? Sì, l'ufficio, che però noi dovremmo in qualche modo sostenere. Perché se no la giunta, più che noi la giunta dobbiamo fare, però noi diamo una direttiva alla giunta, possiamo dire siamo d'accordo, facciamo la commissione è d'accordo alla prosecuzione, quindi ci sia una proroga almeno fino a fine anno, l'altra scadenza del loro fanno presto, l'importante è che la giunta si riunisca il più presto possibile. Certo, precisa di quanto si vuole fare, la facciamo noi la richiesta in termini amministrativi di quello che si vuole in termini amministrativi. Ha bisogno del valore di tutto, penso
No, deviazioni se vengono da voi, dalla commissione, la commissione scrive che è favorevole alla posizione tecnica del progetto all'attesa di un bando. Secondo me basta inviare con la dichiarazione di intenti della commissione il verbale in giunta, la giunta cose, la giunta si riunisce e delibera. Basta l'indicazione di massima al sesso in cui noi diciamo che siamo tranquilli e contenti, conosciamo il servizio, vogliamo che si proroga, o vogliamo proprio entrare in termine? Si spostano tozze soldi da lì, quindi noi siamo assolutamente favorevoli. È sufficiente che lo dicano che il servizio è il progetto è interessante, che sta andando bene, che si chiede di non interromperlo nelle more di un'eventuale modulazione, bando o quant'altro, ma di non fare un'interruzione. Noi raccogliamo l'indicazione dell'ufficio come commissione, lo mettiamo a verbale, il verbale lo legge, lo mandiamo, intanto va sempre al presidente il verbale, poi presenta l'assessore. Se poi vogliamo rafforzare con una lettera del servizio, volete una lettera del servizio, è a prescindere da quello che decidiamo nel quadro. Allora però mettiamola verbale, perché insomma veramente il 6 novembre è dopo domani. Dobbiamo vedere che con diciamo procedura di urgente. La proroga della scadenza giudiziale si chiede una proroga a diciamo concorda a quella degli altri progetti della 285 più o meno, no? Sì, giusto? Prima del febbraio. Bene. Sì, dobbiamo veramente per la riassegnazione poi del servizio per quel periodo. Certo, un bando fatto per 6 mesi, rifare un altro bando mi sembra proprio come dire. Non sono soldi nel senso che sono soldi già pagati dall'amministrazione, però dico sono comunque soldi in energie degli impiegati, di chi ci lavora. È stato fatto 6 mesi fa il bando. Si fa un altro bando, 6 mesi d'affidamento. Il problema adesso sarà di tutti gli altri, perché gli altri devono andare a bando comunque, centro famiglie. Ma gli altri non ci saranno soldi. Sono stati chiesti a 328, la regione non li finanzia più. Bisognerebbe rivedere se si può, io non so questo adesso sia ancora fattibile, utilizzare il meccanismo utilizzato inizialmente dalla 285 che finanziava il progetto metteva a bando il progetto per 3 anni e poi lo finanziava di anno in anno compatibilmente con le risorse. No, non è possibile, perché te lo dico, perché noi con quel tecnico che sta ancora adesso, quello alto magro che viene da fuori Roma, Rebonato, lui insisteva anche sulla 328, lui insisteva a dire che si poteva fare, ma siccome i fondi della 328, a differenza di quelli della 285, venivano dati anno per anno, nessun dirigente, nessun direttore si è mai assunto la responsabilità di firmare una gara per 3 anni, dicendo poi magari appunto nella convenzione che se non ci fosse stato il finanziamento il servizio sarebbe lì. Nessuno si è mai assunto la responsabilità. Alcuni municipi l'hanno fatto, io mi sono spolmonata quando ci lavoravo. No, perché altri municipi perché l'hanno fatto, ma certo, ma lì è la discrezionalità. Purtroppo la discrezionalità del dirigente o del direttore, te lo ricordi quante volte gliela abbiamo messo? La copertura finanziaria. Lo puoi scrivere nel bando, nella convenzione, voglio dire. Se l'ente sottoscrive che partecipa a un bando per 3 anni, sa che il primo anno è finanziato. Se non ci sono, amici come prima. Ma tu pensa quanti soldi risparmi con l'amministrazione? Perché se si sta fabbando continuamente. Ma poi dai la continuità, e poi il bando non è che è solo la pubblicazione del bando, poi è tutto l'idea che consegue la fila d'assegnazione. Un ufficio intero per mesi ci lavora su un bando. Vabbè, allora abbiamo approvato 2 cose, non mi sembra vero. Io poi sono solo su questa area tematica che poi in realtà.
Veramente dico, lancio l'appello spazio alla creatività e alle risorse di ognuno di noi qui presente, perché veramente sono delle situazioni in cui come risorse sia economiche sappiamo bene come stiamo messi, però c'è spazio lì dove ci sono veramente cittadini, vicini di casa, amici, zii, parenti che hanno voglia di mettere a disposizione qualcosa di loro, che può essere l'idraulico che quel giorno fa tempo libero ci fa un lavoro in una casa, è tantissimo, per noi è prezioso, è preziosissimo, cioè non è... C'era appunto il famoso progetto che c'avevamo anche noi nel programma, la banca delle ore, insomma c'era qualcosa, no? Il mondo soccorso. No, c'è il... Sì, potremmo mandare questa, la banca del tempo, questa associazione a pulire i giardini dei... Sì, perché no? 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 Hanno anche più fiducia, forse 27, da parte 23, sanno che 50 euro è un fine, lo vedo? Che è seguito da noi, ci sono 50 questo fa parte questo progetto di questa disoccupazione, col progetto numero uno è questo progetto di formazione e avviamento al lavoro per ragazzi diversamente abili in abito del verde. Quando noi già avevamo una nostra cooperativa LIA, la cooperativa che poteva benissimo accedere a fondo a questi 27.000 euro e continuare nel suo ciao, cioè erano persino gli attrezzi, bisogna avere la possibilità di lavorare, non erano solo diversamente abili nel senso fisico, c'erano pure gente che lo era semplicemente perché non c'era risorse proprio intellettuali, ma non è che per essere diversamente abili devi essere per forza disabilità, insomma, di fronte cioè, invece ecco, hanno finanziato l'airbag sicurezza nel verde, chi è questa associazione nuova prospettiva di Antamoro eccetera, poi hanno fatto 27.500 euro, poi il progetto numero 2, progetto screening cardiovascolare presso i centri anziani municipio Roma 19, altri 20.000 euro quando viene, perché il problema è che essendo cittadini sono stati affidati 50.000 euro, questo partita adesso alcuni documenti particolari che vogliono, che sono l'iscrizione, non c'ho il progetto che in genere viene coperta dal fatto che la persona abbia una busta paga o dei cedolini che versano i contributi se sono badanti, queste cose qua, e allora si può fare. Però potremmo adesso ora utilizzare questa cosa per i nostri dati. Queste due cose sempre, l'assessore poi dipende un po' dalle situazioni, dobbiamo andare a vedere. Sì, quindi vabbè, io vado con l'accompagno. Però fa una cosa, chiama prima, perché se poi non c'è un po' di... Sì, chiamo prima. Beh, ci muove, se è settimana. Ma non è da poco, No, andate. Sì, va bene, abbiamo finito. Io vengo insieme a lei, insieme, se volete venire pure voi, ci telefoniamo. Allora noi siamo disponibili. Ma subito, fissiamo subito. Ci telefonate, perché chiunque ha rapporti di conoscenza li utilizza, capito? Per l'emporio alimentare. Per l'emporio fare della solidarietà. No, lui per l'emporio si fa il locale, no? Ci va con Barbara. Sì. Subito però io con Barbara. Ieri. Immediatamente. Se pure voi ci avete qualche cosa. E se riuscissimo a farlo parlare sarebbe carina, sul territorio. Se noi attivassimo una rete, ritornando un po' al concetto che era stato applicato sulla sponsorizzazione del fondo, sì, no? Allora, su determinati esercizi, no? Perché il leggero del supporto